Un altro dato che riporta un po' di ottimismo è, al di là adesso di qualche miliardo in più, stamattina ho visto riportato all'Aidro un dato diciamo, ancora più incoraggiante, è quello che nel 2007 il mercato dell'e-content italiano ha raggiunto queste cifre, non sono poche, 5 miliardi e 157 milioni, andrebbe chiesto per fare che, molte sono state spese in e-learning, sono state spese nella digitalizzazione di vecchi archivi, comunque c'è di fatto che c'è un mercato dei contenuti elettronici che diciamo è rilevante, non è di poco conto. Ma il dato che lascia un po' perplesso e che dovrebbe essere oggetto di indagine è il fatto che c'è un incremento del 47,5% di pubblicità che accompagna bene, la produzione di content. E questo è un dato che forse spiega perché si continua a utilizzare il libro, perché quando leggo il libro nessuno mi dà fastidio con la pubblicità, cioè forse questo è un dato che andrebbe sottolineato e indagato. Allora, quali sono però i nuovi investimenti? Ecco, ritorniamo a un sano ottimismo, o un cauto ottimismo. Il fatto che gli investimenti nuovi sull'e-content tendono a favorire quella che è la gestione della conoscenza, ma non finalizzata a se stessa, ma come strumento per creare delle opportunità di condivisione, di collaborazione tra le persone. Va bene? E perché nel suo viaggio attraverso le tecnologie si è scoperto che le tecnologie ti abilitano anche la comunicazione. Poiché il tempo è stretto, va bene, non mi dilungo su un fenomeno che sta soltanto adesso emergendo, va bene, nella sua, diciamo, nella sua reale portata, nella sua reale forza, che va sotto il termine di Web 2, ma già il Web 2 è stato superato nel Web 3, quindi quali sono gli aspetti del Web 2 che è difficile caratterizzarlo in poco tempo, però ecco, ho tentato di riassumere in questi tre punti, prima di tutto internet come piattaforma per fare tutto, tutto attraverso servizi che viaggiano in rete, quindi servizi online, comunità, cioè persone che si scambiano, basta pensare che solo il cardinale Sepe su Facebook ha messo in crisi il sistema, cioè nel senso ha raggiunto il numero di adesioni altissime che ha fatto sì che il sistema dovesse essere reingegnerizzato, per dirvi qual è il bisogno di comunicare o l'uso che se ne fa per comunicare di uno strumento come Facebook. Ma l'aspetto diciamo che mi fa riflettere, a me che poi ho seguito molto l'editoria, non solo da un punto di vista informatico, ma anche subendola in positivo, cioè subendone o apprezzandone quelle che sono le caratteristiche d'autore di libri, autori di esperienze anche di book, il fatto che nel Web 2 c'è un controllo da parte degli utenti di quella che è la conoscenza, non solo nell'andarla a costruire, ma soprattutto nell'andarla a condividere. Anche qui lascio una previsione del mercato che diciamo, lascia un pochettino perplessi. C'è un aumento degli investimenti da una ricerca della Forest Research che dice che nel 2013 gli aumenti saranno del 43% in soluzioni Web 2. Ma la cosa che lascia un pochettino perplessi è il fatto che questi investimenti vengono fatti da aziende per favorire i rapporti all'interno del proprio personale o per fattori commerciali. Tra le aziende grosse che stanno investendo nell'e-learning c'è, guarda caso, la McDonald's, per diciamo, finalità interne aziendali. Quali sono gli investimenti? Vabbè, le cose le conoscete, del social network sono gli RSS, i blog, i wiki, i podcasting di cui abbiamo visto stamattina in Federica una forte caratterizzazione e poi altre soluzioni. E qual è diciamo, l'aspetto secondo me dirompente di questo Web 2? È la voglia di tutti di partecipare alla costruzione della conoscenza. Non uso il termine intelligenza collettiva del filosofo Levy o connettiva di De Kerckhove, però ecco, questo è l'aspetto. I wiki sono siti nei quali ognuno può dire quello che pensa di un fatto, di uno spaccato di quello che sa,
Ma non è tanto questo l'aspetto, diciamo, che mi sconvolge, è il fatto che il social tagging, cioè il fatto che ognuno decide di dire quello che pensa di quello che fanno gli altri. Questo è l'altro aspetto, diciamo, che bilancia il fatto della partecipazione. Non solo voglio contribuire a costruire nuovi saperi, ma voglio anche dire quello che sanno gli altri di che tipo è, no? Questo è l'altro aspetto che lascia un pochettino alla discussione. E è stata coniata questa brutta parola, il prosumer, cioè nel senso questo connubio tra produttore e, diciamo, di contenuti e utilizzatore, user di contenuti, per sottolineare proprio quella che è la nostra posizione, che dovrà cambiare nei confronti, quindi in uno scenario diverso, nei confronti del Web 2, nei confronti di questa conoscenza che nel suo viaggio si è vista cambiare molto i connotati. Allora ritorno un pochettino al titolo, no? Perché voi penso che nel leggere il titolo vi aspettavate una discussione tutta tecnologica che caratterizzava quello che era il rapporto tra contenuti, content e media. Io volevo semplicemente concludere che oggi non è solo, non concludere, c'ho ancora altri due o tre lucidi da... Sono nei tempi, no Giovanni? Sto andando benissimo, effetti. E l'altro, diciamo, sottolineare questo aspetto, che non è più la dipendenza dal media, perché ormai, diciamo, ci sono le tecnologie che fanno sì che lo stesso contenuto, ci sono anche sperimentazioni che sono state fatte nel nostro ateneo, ma sono, diciamo, ormai diffuse, che fanno sì che gli stessi contenuti si adattino al mezzo, va bene? Perché non è più da sottolineare la dipendenza dal mezzo tecnologico, ma dal mezzo sociale, intendendo quelli che sono i condizionamenti che arrivano dal Web 2, dalle comunità, che si aggregano, che caratterizzano quello che è la proiezione delle conoscenze verso gli altri utilizzatori. Le tecnologie abilitanti, ecco, apro semplicemente questa parentesi per sottolineare che una preoccupazione che in questo scenario, più che continuare a ragionare o a investire sulla produzione di contenuti, poi dirò quali, diciamo, utili, ma si sta investendo tantissimo in soluzioni tecnologiche. Le parole d'ordine delle tecnologie le vedete qui elencate. I CMS come contenitori, diciamo, di contenuti multimediali e capaci di distribuirli su canali tecnologici diversi, il linguaggio XML che ha la caratteristica di, diciamo, di separare quella che è la rappresentazione dell'informazione da quella che è la sua presentazione verso l'esterno, si fa tutto in XML, quindi c'è questa portabilità, questa garantisce quella che in qualche misura è l'indipendenza dal media. E poi c'è la strutturazione dei contenuti nel web semantico, che è l'altra scommessa, che dà la possibilità di strutturare la conoscenza utilizzando dei linguaggi che ne permettono, le ontologie, gli RDF, le ontologie che ne permettono poi non solo l'organizzazione ma anche la ricerca.